Buongiorno, buonasera, Marco PT. Argomento del giorno, la densità. La densità, il concetto di densità nell'allenamento con i pesi. L'idea mi è venuta da un mio follower, sempre prodigo di commenti molto articolati, molto ben esposti, molto tecnici, che si era soffermato a trattare il concetto di densità in merito al lavoro con i pesi, alle tempistiche, eccetera. Mi ha colpito la sua padronanza lessicale, mi ha colpito la sua passione e l'idea mi è venuta per un video. L'idea, scusate, mi è venuta buona per un video. Allora, la densità vuol dire in buona sostanza, e qui mi esprimo in termini comprensibili per i più, nell'avere, nell'ottenere lo stesso lavoro, nel completare la stessa tabella o scheda di allenamento in unità di tempo ristrette. Cioè devo avere un tonnellaggio X, un tot di serie, un tot di ripetizioni, devo fare un programma. Ho un certo numero di esercizi per un certo numero di serie, eccetera, benissimo. Anziché farlo in 2 ore, lo faccio in 90 minuti. Questo tema risulta anche importante in questi giorni, perché da quanto mi risulta, le palestre hanno aperto con un minutaggio ristretto a 90 minuti. Prima uno poteva stare in palestra dalla mattina alla sera se voleva, adesso invece il minutaggio è contato, un po' come al supermercato, ok? Dove si invitano i clienti a fare la spesa nel minor tempo possibile per consentire poi lo scaglionamento degli acquisti. Non in tutti i supermercati, però ci siamo capiti, le più grosse catene prudentemente usano questa strategia. Nelle palestre è la stessa cosa, c'è un dress code. Ci sono delle norme, tra cui il minutaggio. Riuscire a migliorare la propria capacità di lavorare, cioè riuscire ad aumentare la densità dei propri workout, è piuttosto importante. Allora, prendo per esempio gli allenamenti per la forza comunemente utilizzati, i soliti allenamenti sovietici, 3 giorni alla settimana, 2 ore e 40 in palestra, anche 3 ore a volte. Questi non saranno più, da quanto ho capito, possibili nelle palestre convenzionali o commerciali, poi non lo so se in altri luoghi saranno consentiti. Uno dei vantaggi del mio metodo è che la densità di allenamento è piuttosto alta ed è anche favorita da una corretta sequenza degli esercizi. In certe schede che ho visto, anche schede di forza, ci sono per esempio in sequenza immediata la panca piana e poi il lento con il bilanciere, senza frapporre neanche una trazione, neanche una accosciata. Quindi sono schede che non sono sbagliate, non voglio essere polemico, non sono sbagliate, ma sono schede che non consentono una grande densità, perché dopo la panca piana, prima di fare un'altra spinta come il military press, magari pesante, magari volumizzato, è necessario attendere anche 5, 6, 10 minuti nel passare da un lavoro all'altro. A quanto pare in questo periodo queste cose costano tempo, non saranno tanto favorite. Quindi il concetto di densità risulta importante, perché se voi imparate a sequenziare gli esercizi in modo che si incastrino, che fluiscano, e se imparate a condizionare il vostro sistema cardiovascolare, allora potete sfruttare anche esigue finestre temporali per allenarvi in piena efficienza. Questo è un gran bel vantaggio. Allora, lo chiamano oggi anche allenamento metabolico, ci sono un sacco di termini che non mi sono, domando scusa, neanche preso la briga di imparare. Io guardo i numeri, non tanto i sostantivi o gli aggettivi. Quello che è importante è la capacità di ottimizzare, di essere più efficienti, cioè fare il lavoro in unità di tempo sempre più ristrette. Chiaramente, un attimo, non sto dicendo di saltare da un esercizio all'altro cercando di accorciare il più possibile, c'è anche bisogno di un ripristino dei fosfati, c'è bisogno di una risintesi della creatina in fosfato, il ciclo di Lohmann e tutto il resto. Sui metabolismi energetici ho già dato gli esami a scienze motorie, non intendo qua dovermi ristudiare in dettaglio tutti gli scritti. Però il discorso è questo: essere efficienti dal punto di vista cardiovascolare significa essere più atletici. Significa poter gestire meglio la fatica, significa poter portare a casa un workout dignitoso, efficace, in meno tempo. Ok, mi rendo conto che alcuni
protocolli, alcune tabelle impongono pause molto lunghe. Però io non seguo i protocolli comunemente distribuiti e diffusi. Quindi, per quanto riguarda il mio metodo, per la sua stessa natura, cioè essendo composto da dei blitz improvvisi e brutali e non da lavori estensivi e molto volumizzati, consente una compressione del lavoro nella stessa unità di tempo. Questo è un enorme vantaggio, soprattutto ai tempi in cui siamo oggi, in cui è imposto lavorare a ritmi molto serrati, col fiato sul collo. E per chi ancora non disponesse di una home gym, spero che questo video sia stato utile. Marco PT, grazie per l'attenzione, alla prossima.